Non aver paura delle novità e sperimentare. E come diceva il maestro Yoda in Guerre Stellari, fare o non fare non esiste provare. Quello è fondamentale. Pensando all'innovazione in Exekus, tutto, nel senso che noi siamo una startup innovativa, la nostra azienda, noi siamo una delle tre aziende partner di LinkedIn sulla formazione nel mondo Sales Solution, ovvero sia utilizzare un social in un modo completamente diverso, come networking e invece di usarlo per trovare lavoro, che comunque resta validissimo, usarlo per entrare in contatto con il potenziale cliente o perlomeno con la persona che stai cercando. Quindi un nuovo modo di entrare in contatto con le persone. Noi siamo un gruppo di cinquantenni con esperienze totalmente diverse. Io arrivo da una multinazionale e i miei colleghi uno ha fondato una società di cyber security e poi l'ha quotata a Londra, un altro arriva dal mondo della formazione. L'idea era che c'era uno strumento nuovo che probabilmente se noi avessimo avuto 20 anni fa ti dà una mano grandissima sul mondo del lavoro. E vedere i vantaggi che ti porta l'utilizzo di questo social nella tua attività quotidiana ci ha detto: ma perché non creare questa azienda e diffondere il verbo, tra virgolette? Gli ostacoli sono che oggi nella piccola media impresa il digitale a volte si pensa di aver già fatto la digital transformation semplicemente utilizzando l'1% del potenziale del mondo digitale. Per molte aziende il digitale è un utilizzo un po' più spinto dei computer rispetto ad altro. Sicuramente c'è la sensibilità, le nuove generazioni ovviamente, però anche il classico imprenditore italiano della piccola e media impresa oculato capisce che questo è il mondo dove si deve spostare. Poi magari non lo segue personalmente, lo fa seguire alla seconda generazione, al direttore commerciale, al responsabile marketing, però molti degli imprenditori italiani hanno capito che quella è la strada. C'è sempre l'ostacolo poi dell'investimento e questo che blocca poi alla fine il vero sviluppo da questo punto di vista. Il tema Innovation Manager adesso, secondo me, è un'ottima opportunità. Deve essere gestito bene, perché sennò veramente si rischia di fare, di distribuire soldi a pioggia su progetti magari non completamente utili. Questo è un problema che abbiamo da sempre, no? Ci vorrebbe un po' più di controllo, probabilmente, e magari anche invece di dare a tutti il massimo, se tutti presentano il tema dell'innovation manager fino a 80.000 euro con 40.000 euro sovvenzionate, chissà perché tutti presentano progetti da 80.000. Io tutte le persone, tutte le aziende che presentano un progetto da 30.000, io quelle le prenderei in considerazione per prima, perché è evidente che stanno cercando un supporto per un progetto e non di sfruttare al massimo le possibilità che vengono offerte. È diverso. Io sono, come Enrico, mi definisco un tardivo digitale, no? Nel senso che siamo arrivati a sfruttare strumenti imparando ad usarli. Io cito sempre esempio mia nipote che mi dice: ma zio, come facevi ad andare in vacanza al sud a 18 anni senza i cellulari, no? In tre macchine. E lei questo non lo concepisce. Secondo me, chi ha paura dell'intelligenza artificiale sbaglia, nel senso che magari spoilerò un po' un intervento che verrà fatto domani. Alla fine la macchina resta una macchina. È vero che sta imparando da se stessa, però io sono convinto che le emozioni, il lampo di genio, il problem solving con una fantasia sarà difficile da applicarla. E noi non dobbiamo avere paura della macchina, la dobbiamo sfruttare per quello che ci può dare al massimo. È chiaro che se devo fare 100.000 calcoli, la macchina è più brava di me, a impostarli è più brava di me, però poi se devo trovare la soluzione estemporanea sarò più bravo, sempre più bravo io della macchina. Secondo, questa è la mia visione, magari un po' così, sono un po' un sogno però. E quindi non bisogna aver paura delle novità, non bisogna aver paura delle novità. E paradossalmente oggi molta gente vede sempre l'intelligenza artificiale: ah, non ci sarà più un lavoro per me. Abbiamo preso i robot in fabbrica e ci sono ancora le fabbriche che vanno e senza gli uomini non vanno avanti. Abbiamo trovato un computer che non ci ha ancora sostituito del tutto in ufficio, quindi si creano comunque opportunità alternative. Noi abbiamo fatto un po' di ricerca per avere qualche ragazzo che lavora con noi in azienda a livello di laureati di una
studiato all'Università di Milano, non faccio il nome perché non è carino, e devo dire che purtroppo molte cose vengono date per scontate, cioè c'è già, no? Non pensi che quella cosa che tu stai già utilizzando è innovativa per il resto del mondo, perché tu ci sei nato, l'hai sempre seguita, magari negli ultimi 3 anni l'hai usata 50 volte al giorno e per te è normalità. In realtà per il mondo fuori è molto innovazione, per la realtà delle imprese italiane è grandissima innovazione. Quindi secondo me per uno che esce da ogni tanto, quando facevano questi discorsi non mi piacevano, però adesso li apprezzo, nel senso non dare tutto per scontato e pensare che quello che per noi è normalità per gli altri magari è grande novità. Io lo vedo oggi, la nostra azienda di fatto fa formazione e consulenza sull'utilizzo di LinkedIn, fatto 0-100 quello che io posso trasmettere a una persona, a volte arrivi a 2-3 e sembra già tantissimo, e quindi noi diamo per scontate certe cose e gli altri non ce le hanno. Quindi secondo me un ragazzo giovane deve sicuramente darsi da fare, però c'è spazio, per chi ha voglia di fare c'è moltissimo spazio secondo me.